Bene, siamo di nuovo in studio e stiamo terminando con Maria la parte dedicata alle chiacchiere. Le abbiamo assaggiate, sono veramente molto buone e ho detto, beh, guarda Maria, prepariamole tutte così oggi in studio festeggiamo anche noi il Chiacchiere per carnevale tutti. e chiacchiere per tutti. Io ne vendo poi, figurati, dalla mattina alla sera è veramente, come si dice, un invito a nozze. Allora, devo dirvi che sono molto buone e onestamente, ma veramente onestamente, sono anche molto molto leggere. Ne ho assaggiata una senza ancora mettere lo zucchero e le ho trovate davvero squisite. D'altronde ho assaggiato la pasta cruda e effettivamente anche questa era molto buona. Hanno un colore, vedete che Voglio, bella. ecco, volevo far notare appunto il Sì. colore dorato che assume la frittura e non ha nulla a che invidiare, anzi, è tutto un guadagno rispetto all'olio, ne guadagna appunto il sapore. E ovviamente per quanto riguarda la forma potete divertirvi come volete, insomma, se La nostra poi Miri si è abbastanza divertita, come possiamo notare, uno c'è diverso di dall'altro. tutto, non ce n'è una uguale all'altra, ma è voluto, Certo, certo. ecco, diciamolo, ecco. E provate ad immaginare fare un lavoro del genere con i bambini, con i vostri bambini, dare loro un bel pezzo di pasta oppure già spianata ovviamente e lasciare al loro libero spazio per poterle creare nella forma più desiderata, più congeniale. I bambini poi sono meravigliosi perché restano assolutamente sorpresi e sono sempre molto fieri di quello che fanno. Sì. Lasciateli fare, teneteli accanto specialmente per queste cose, perché veramente questi poi sono i ricordi che ti E accompagnano se per una insegniamo vita. loro ad essere ordinati, non è vero che i bambini sporcano in cucina. Io ho visto veramente adulti che sporcano in maniera più evidente di quella dei bambini. I bambini invece, se insegniamo a loro l'ordine, sono abbastanza rispettosi e Vero. quindi non è vero che combinano caos, divertiamoci. Senti Maria, io ho notato che su quelle tu non hai ancora messo lo zucchero e aspettiamo prima di prepararle tutte, no? Per lo stesso discorso che facevamo prima. Sì, prepariamo tutte, le facciamo intanto raffreddare in modo tale che lo zucchero poi possa rimanere e ne mettiamo una dose non eccessiva perché così rispettiamo un po' i gusti. Ovviamente poi per chi ne volesse ancora può spolverare, può spolverizzare di più o meno a seconda appunto del gusto. Devo dirvi che anche senza zucchero sono molto buone perché è proprio la pasta che è dolce e quindi effettivamente se a qualcuno magari un eccesso di zucchero può dare noia oppure non può esagerare oppure non piace con lo zucchero a velo, può anche lasciarlo così com'è, insomma. Perché è già una pasta di sé Do per sé esatto, gustosa, dolce. dove abbiamo appunto aggiunto la sua dose di zucchero, poi abbiamo usato un ottimo vino e quello fa anche la differenza. Qui mi sono distratta un po' e quindi si sono leggermente più oscurite. Però Bene, è un po' più, sì, sarà un po' più croccante, esatto. non si butta via No, niente. assolutamente. Continuiamo in modo tale che tutto lo studio potrà goderne. Festa grande, insomma, anche per noi oggi. Regia, avvisatemi con i tempi perché io penso che, insomma, ci siamo quasi, Sì. ma il nostro piatto è fatto, Qua se quindi. vogliamo possiamo appunto far notare le nostre chiacchiere innevate. Ecco. Ok. Ragazzi, sono proprio buone, ve lo dico. Deliziose. E leggerissime. Dai, Franco, che lo so che stai soffrendo perché vorresti allungare la manina. E noi abbiamo dei tecnici anche che sono degli ottimi buon gustai, è il caso di dire.
In effetti si sentono i commenti e i consigli che alcune volte ci danno. Buone. Buone. Amiche, provatele, perché sono veramente semplici da realizzare e poi con un piccolo quantitativo di pasta vedi quante ne vengono fuori, quindi aumentando leggermente le dosi veramente possiamo mangiarne in tanti. Quindi accompagnate con un buon moscato oppure... Anche con le bollicine. Oppure, no, stavo pensando ai bambini in realtà. Bambini possono accompagnare con un buon succo di frutta, è un'ottima merenda. Oppure, no, merenda. No, succo di frutta no, dice Franco, no, succo di frutta no. No, che dici? Che dici? E i bambini non possiamo, anche se ho visto sinceramente, però io non l'ho provato, degli spumantini proprio per i bambini. Ma per carità. Sì, per le feste di compleanno. Ma per carità. Ma non credo sia... Che c'è? Allora, ragazzi... Siamo addirittura d'arrivo, noi abbiamo quasi finito, abbiamo deciso di prepararle tutte perché così oggi tutto lo studio mangerà e assaggerà queste... dopo aver inebriato lo studio. Di profumo. No, non è roba per bambini quello, Michele. A dire il vero non è roba neanche per adulti. Magari sparissero gli alcolici dalla circolazione, non sarebbe un guaio per nessuno, te lo garantisco. Allora, io direi che ci possiamo salutare. Sì. Maria, tanto il piatto ce lo abbiamo e lo abbiamo portato a conclusione, vi posso garantire che sono ottimi, abbiamo visto le chiacchiere di carnevale. Mary, se vuoi ripetere le dosi? Come no, abbiamo detto 250 grammi di farina 00, 50 grammi di zucchero semolato, lo standard, 25 grammi di burro morbido e 2 uova intere aggiunto. Un mezzo bicchiere di ottimo vino bianco nell'impasto, si è aiutato con quello la nostra amica. Una volta preparato l'impasto lo abbiamo fatto riposare per un po', andrebbe messo in frigorifero in realtà per una mezz'oretta. Questo renderà la pasta molto molto più, come dire, malleabile nella lavorazione, quindi non elastica, e avrete la possibilità di stenderla meglio. Dopodiché stesa, formine e via, olio extravergine d'oliva in padella e ecco qui le nostre chiacchiere. E ne abbiamo dette anche tante oggi, però vi posso garantire che queste sono proprio buone, 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 buone. Rispecchiano esattamente la mia idea di chiacchiere di carnevale. Sono contenta. Bene cara, grazie mille. Grazie a voi. Da parte mia e da parte ovviamente di tutto lo studio, perché adesso appena si spengono le luci si fa festa con tutti i miei amici. E con voi invece l'appuntamento è a domani, mi raccomando non mancate, vi aspetto qui su Amica 9, dove se no 9:15 più o meno. Con Maria invece prossima volta un'altra ricetta straordinaria, un primo e un secondo insieme per un'idea decisamente particolare. Grazie Maria, buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata a voi e naturalmente buona settimana davvero di cuore. Arrivederci. A domani. Arrivederci.